Eccoci con un'altra puntata di Tropico. Allora, nell'ultimo video eravamo andati abbastanza avanti, mi ricordo. Avevamo creato l'armeria, nichel e acciaio, quindi armi già le possiamo stoccare qui. Qui avevamo creato questa cultura di mais perché ci viene richiesto dalla fazione dei comunisti. Ci chiedono un circo, anche se noi il circo ce lo abbiamo già, che è qui sulla spiaggia, quindi io dovrei pagare secondo loro. Anzi, io il circo, a me dispiace, ma purtroppo Sor Francesca è arrivata troppo tardi, perché perdiamo 5 di supporto e vabbè. Abbiamo quindi stato di alleanza con gli alleati Ollasse e per questo abbiamo un'ambasciata e stiamo già lavorando in tal senso. Soddisfazione per l'abitazione, 38 di 48 dovrebbe aumentare. Completa una rotta commerciale per l'asse, la completeremo. Completa sabota asse è in funzione, anzi non espedere gli altri all'ambasciata, no, 4 volte va fatta, mi sembra di capire. E qui costruisci teatro dell'opera, io l'accetto. Allora si va all'ambasciata, anzi si va qui al presidio di comando e che serve per fare i raid, impostiamo un sabota asse, uno è già in corso, 2, 3 e 4. Ok, abbiamo la centrale a carbone che funziona tutto a regime, qui si estrae carbone. Soddisfazione per la casa, in realtà ho elettrificato le case, quindi dovrebbe aumentare un pochino. E poi che volete, purtroppo abbiamo un sacco di disoccupati, bisogna creare lavoro. E la popolazione purtroppo è ripartita in persone, popolazione, benessere, in persone povere fondamentalmente, ad ora, che sono 379 al fronte 115 benestanti. Quindi io ho bisogno di case adatte ai poveri, io benestanti. Qualità leggermente più alta. Edifici residenziali di buona qualità devono essere meno benestanti, capito? Quindi l'unico è l'albergaccio. È di leggermente di migliore qualità, 9 famiglie, mentre il dormitorio è per 6 famiglie. Ora io lo sblocco e vediamo quanto va a occupare. 9 famiglie. 9 famiglie, ma 6, 12. Va bene, in realtà è anche vantaggioso poi alla fine. Quindi 1 1. Albergo sulla spiaggia, poi non è collegato con la strada, ma non è il massimo, non è assolutamente il massimo. Poi sempre ste cazzo di limitazioni sullo spazio. Ma se voglio creare una cosa bellina, me lo fate qua o no? Riesceva a crearli qui sulla spiaggia, gli albergaci. Però poi, per esempio, se abbiamo detto che qui ci stanno al massimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 famiglie, io con questo che è da 9 famiglie, così io ne levo 12 e ne introduco 9. È un problema per noi. Poi ce ne lascio una. L'unica è lasciarcene una. Faccio così. Allora, demolisco questo. Demolisco questo. Mando un per due, pausa. E ci metto gli albergaci.
E anche questo, scusate. Ok, e ci mette gli albergacci. Poi ora vado in deficit di case, quello è il fatto. E qui un'altra non ci va. Quindi, o faccio uno... intanto lo distruggo perché tanto va migliorata la faccenda. Posso provare a fare, quindi... un po' avanti. Una strada che si collega... che me la fa fare chiaramente, perché figuriamoci, che si collega proprio sulla spiaggia. Figuriamoci. Va bene così. Si collega proprio sulla spiaggia per fare altri albergacci. Almeno uno qui. Mi piace per niente. Per esempio qui, perché non ce la posso fare? Terreno troppo irregolare. Ma ci vai a fa, cuffia. Ha fatto la spiaggia, sti qua. Niente, non c'è verso. Sono limitazioni, secondo me, forti. Però va bene, ci arrangiamo e facciamo in altri modi. Per esempio, se io volessi spostare questa qui, no? Pagando quello che devo pagare più sulla spiaggia. Qui per esempio lo posso fare. Io sposto questa qui, di modo che sempre qui elimino questo, demolisci. Qui c'entra un altro albergaccio. O vediamo. C'erano già anche dei disoccupati. Sono veramente tanti. Quindi bisogna andare ad albergarci. Qui per esempio potrebbe essere trasformata in una piccola zona residenziale, nella speranza che non vada a intaccare la produttività qui del terreno. Perché non si sa mai. Allora, qui poi ci voglio mettere le residenze più di lusso, quindi niente albergacci. Però qui lato porto qualche albergaccio ci potrebbe anche stare. Qui altri condomini ci vorrò fare, anzi no, ora no, perché ci costano e basta. Peccato qui che terreno troppo irregolare, perché ci stava qui forse. Qui baraccopoli accanto alla villa mi sembra veramente eccessivo. Mi tocca metterci l'albergacci. Tanto pigiato contro, si può zoomare. Vabbè, cioè vicino le casse delle baraccopoli, quindi meglio delle baraccopoli è sicuramente. Qui abitano in zona porto questi qui, che male c'è. Qui si riduce, va bene, perché va bene, sì. È un po' cosa mi viene fuori. Allora, poi. Qui qua abbiamo un sacco di disoccupati. Costituzione va bene, reazione di alleati molto alta. Invio una delegazione. Tutti devono contribuire allo sforzo. Completa una rotta commerciale, accetto. Sono venuto non appena ho saputo della disponibilità della cosa, presidente. Che posso comprare immigrati, cultura. Posso comprare millicultura con 2000 petrodollari. Sì, dollari svizzeri. Però ora sblocco un... no, supporto comunisti, discorso convincente, no, non mi interessa però. Qui il commercio sta andando, vediamo un po' cosa andiamo, possiamo andare a produrre o qualcosa che possa offrire un po' di lavoro. Sicuramente dei servizi di intrattenimento.
Faccio un ministero, così vediamo come funziona. E il ministero chiaramente lo faccio qui vicino. Potete anche andare a sfruttare il porto, però non lo voglio fare proprio al porto. Lo faccio qui il ministero. Il ministero e poi anche quando avrò soldi la banca. Ok, qui la produttività com'è? 80%, 56%, 89%, 77%. No, la produttività ha recuperato. Qui l'armi come siamo messi? Bene. Rifornisci esercito. Va bene. Spesso ci sono incendi, ma tanto abbiamo servizio antincendio, che è già sul pezzo, chiaramente. Bravi. Produce mais, si sta progredendo. Soddisfazione abitazione, non mancano così tanti giorni. Però, ragazzi, ora vediamo quando finiscano di costruire questi edifici, se gli va bene. Costato un casino il ministero lì, eh? Io voglio fare anche il condominio, ma se non ve lo potete permettere. Aspettiamo di ingranare un po' con i soldi. Il liceo studenti è al massimo, è gratuito perché vedo che non è necessario il verde e va bene così. Allora, mi rendo conto che qui il servizio di edilizia non è più adeguato per soddisfare la richiesta, perché qui le costruzioni procedono troppo lentamente, quindi bisogna fare un altro. Ora aspetto un attimo, ma prima o poi bisogna fare un altro. Ok, vediamo un po'. Qui sono, si è già riempito. Albergaccio, elettrificazione. Elettrificazione. Tutti praticamente. O vediamo se non aumenta un po' ora, eh? Non sono nemmeno poi così brutti alla fine, sono un po' di sobborghi di... Vabbè, però meglio che... Meglio che niente sicuramente. Qui il vostro bar ce l'avete. Sulla spiaggia, proprio, guarda che bellezza, guarda. Qui ci sono i pescatori. Che volete di meglio, cazzo? Proprio con una città fantastica. Il lavoro, il ministero effettivamente potevo farlo qui al posto di... No, non c'entrava. Il ministero, attenzione, dipartimento dell'istruzione, posizione vacante, apri menu del ministero. Allora, vediamo un po'. Al dipartimento dell'istruzione io ci metto i capitalisti. Solo tropicani benestanti, ricchi e ricchi sfondati possono accedere all'istruzione, aumenta il 30% dell'efficienza degli edifici di istruzione. Gli studenti già frequentanti possono finire il corso di studi. Non è il massimo. Meno 10% di efficienza degli edifici di istruzione, i diplomati si orientano politicamente verso fazioni militaristi. Comunisti, aumenta di 2 gli slot degli studenti liceali e universitari per insegnante. Aumenta di 2 gli slot degli studenti liceali e universitari per insegnante. Già letto. Meno 10% di efficienza, diplomati 100 verso le fazioni dei religiosi. Allora, qui non è che c'è tanta scelta. Io metterei capitalisti, però mi dispiace che poi tutti non abbiano accesso agli studi. Anzi, non mi va bene. Quindi, quello che orientativamente... Però meno 10% di efficienza, capito? Io
cioè, sono titubante a mettere un comunista all'istruzione. Mi dispiace, ma allora vediamo un po'. Alla difesa, le stazioni di polizia forniscono squadre di fanteria durante conflitti militari. Non è male. Isabel Sernan, Lucia Schubert, meno 10% costi di manutenzione subito di edifici militari. Ne ho tanti, quindi questo è un ottimo ministro. Ottimo. Dipartimento dell'economia ci posso mettere Morales, che è un comunista, meno 7% costruzione di edifici residenziali, aumenta il 7% efficienza degli edifici con budget al massimo. Capitalisti, vai, ci metto lui. 7% efficienza vuol dire che già capitalizzati al massimo magari fanno un 120%, più 7 andiamo in produttività al massimo. Qui non c'è molta scelta. Dipartimento degli esteri c'è Tommaso De Luca, aumenta il 5% efficienza degli edifici di Raid e ce lo metto. E poi Dipartimento dell'Interno abbiamo ribelli e criminali hanno il 10% di prendere il proprio ruolo, di perdere il proprio ruolo ogni volta che visitano cappelle, chiese o cattedrali. Aumenta di 2 la qualità del lavoro di tutti gli edifici. Mi tocca metterci un comunista qua. Eh sì, è troppo importante. Va bene, come va bene. Qui è l'istruzione che mi lascia un attimino titubante. Mi tocca metterci il comunista. Io spero che faccia comunque bene il suo lavoro. E abbiamo i ministri. Quindi ci danno dei bonus veramente notevoli, devo dire, che non ci dispiace sinceramente. Qui figuriamoci, quindi qui ci metto un bel parco. Che chiaramente, come vedo, qui riduce l'effetto di questa centrale qui ed è ottimo per noi. Chiaramente non posso perché non è simmetrico. Cioè, va bene, questo ce lo posso mettere. Però potevano pensarci a queste faccende, detto proprio onestamente. Anzi, andiamo lì. In pausa. L'ha già costruito. 2x3, va bene. 1 2x3, t'ho detto. Ogni volta che lo clicco dovrebbe cambiare. Sì. Una bella piscina con statua del presidente. E poi un 2x1 doppio. Ok, ci siamo fondamentalmente. Qui c'è il parchetto con le presidenze. Ottimo. E il ministero. Siamo vicini qui, al carbone. Siamo attenti. Anche se non dovrebbe inficiare poi sull'efficienza di niente. Soddisfazione per le case sta aumentando? Sì. Sono norme finanziate. Che ci va bene. Quindi edifici finanziati al massimo quali potrebbero essere? Allora, vediamo un po'. Commercio abbiamo sigari e sigari. Quindi sicuramente la fabbrica di sigari può produrre al massimo della sua efficienza. E lo testiamo. Niente elettricità. Aia, perché abbiamo superato meno 10 megawatt. Vabbè, basta aumentare un pochino il finanziamento. E andiamo sopra. Di 26, di poco. I condomini. Scusate, l'allergia. I condomini consumano un sacco di corrente. Gli albergacci. Vabbè. Cazzo ce ne frega, no? Tutto c'è sottomarino, un aereo, wow. Abbiamo 2 porti. Poi,
Ricerca disponibile. Scusa. Questo ormai l'ha fatto prima, ormai. Auto gratis. Però riduce il sostegno dei capitalisti. Diritto alle armi. Aumenta la libertà di 15. Riduce la sicurezza contro il crimine di 10. Squadra militare in più con 10 danni in più. Riduce il supporto dei militari di 15. Aumenta il supporto dei militari di 7. Perché riduce il supporto dei militari? No. Senti, io come ricerca ora come ora... L'unica licenza di costruzione che ci dà un vantaggio. Ne sta attenti, eh. Il mercantile ci porta un po' di soldi e va bene. La spiaggetta lì parte sta baraccopoli, ma abbiamo ancora cittadini senza tetto 42, case vuote 41 però. Dai ragazzi, dovete andare a collocarvi. Io più che darvi l'ase gratis, che devo fare, ragazzi? Cioè, non so proprio cosa fa. Case gratis, capito? Qui proprio sul porto ora mi sembra un po' eccessivo. Entrassero due, figurati. Allora no, centrale magari, ma no. Qui tanto non dobbiamo fare niente, quindi... Ok. Abbiamo finito sigari. Vediamo un po' cosa c'è di disponibile. Esportazioni. Armi. Ottimo, 15.000. E lo facciamo medio. Ora iniziamo a fare big money, signori. Che pregando la faccenda, eh? Possiamo espanderci un po', appena facciamo qualche soldino importante. Questa parte giorno speciale per i produce mais più 5 supporto comunisti per essere supporto. Ora il mais che viene prodotto qui permette consumo locale e va bene, deve essere stoccato in uno dei magazzini. Metto in pausa. Gomma caffè tronchi. Tronchi a zero. Noci di cocco, oro, nickel. Noci di cocco ci sta a fa un cazzo lì, però vabbè, vicino. Pelli, carbone, cibo in scatola, cotone e mais. Lo metto qui, guarda, mais. Stoccaggio, va bene. Allo spettacolo, davvero niente male. Quasi degno di un inglese, ma non esageriamo con i complimenti. Notizia dell'ultima ora. Ottimo. Sono diventati anche nostri alleati. Insieme affronteremo i nemici, che sono anche nostri nemici. Che buone com'è, eh? Vediamo, diamogli un po' la via. Vedo quella di fornizione quando hanno bisogno, però voglio sfruttare quel bonus che abbiamo. No, a parte non ci conviene, sono una cosa che... Oh, che spettacolo! Avete delle belle isole. Spero vivamente, voglio dire, sono sicuro che sopravvivranno. Quattro rotte commerciali più impegnativo del solito.
voglio massimizzare piuttosto, ne è un po' troppo, sfruttare il bonus che gli edifici super capitalizzati producono più risorse. Il rum attualmente lo stiamo stoccando perché lo produco a sbrego qui, eh. Sembra di no. È bene che venga stoccato. E ce l'ha davanti, sì, che è assolutamente qui. Ok, ok, va avanti. Ah, il teatro dell'opera voleva, eh? Ride sono liberi, presidio di comando, vediamo un po' cosa ci dà, pattuglia dei guerriglieri, attacco una resistenza. Ottiene casualmente uno tra questi, progetto disponibile, strumento, vai vai, un paio di botte gliele do. Politica, asse. Ti chiede alleanza, fai già parte di un'alleanza giustamente perché è quella lì. I ministri, va bene, vanno bene questi per ora. La soddisfazione per la casa, è importante mantenere il target, ce la dovremmo fare secondo me. Io qui come edifici sbloccabili per ora non è che ho grandi cose. Il teatro dell'opera per esempio, no? Base militare, vabbè. Teatro dell'opera. Anche questo l'avete, roba che sblocchiamo successivamente. L'università però ci serve poco. Teatro dell'opera uno ce l'abbiamo già. No, abbiamo un teatro noi, giustamente. Devono essere ricchi, però i visitatori abbiamo pochi di ricchi noi. Ora lo lascio un attimo in pausa. Un bel ristorantino. Io ce lo metto e spero vivamente che ci porti qualche soldino. Vincendo la guerra. Continuate ad ascoltarci per sapere con chi siamo alleati ora. Sul ranch, vicino al ranch, ci potrebbe stare. Anche perché, cioè, io in realtà dovevo fare qui, però. Ora c'è la casa e qui il terreno sconnesso, il barretto del cazzo. Allora, o sposto il barretto, però qui è una posizione storica effettivamente per il barretto. Dovrei spostare il flusso sul porto. No, qui mi ci piace il barretto, va bene qui. Piuttosto posso spostare la casa, no? Posto una casa qui, questa la lascio come torre, metto avanti il tempo, ok, qui dovrebbe essere già pieno con le stesse persone di prima, sì, ed è ottimo. E il baretto, il ristorante lo faccio qui, proprio sulla spiaggia, dormiamo un pochino. E il pollo piccante, non male, lo facciamo qui. Un bel giardinetto, uno per uno lì, mi piace. Vediamo un po', dai, andiamo avanti così. Stradina lì, molto bello, molto bello. Non
voglio allarmarti, ma promuovi il commercio subito, una decisione in merito a queste offerte. Sì. Poi alleati, loda. Costituzione per ora va bene come ora, così. Io volevo vedere un attimino. Uno viene praticamente viene dal porto. Qui è la zona che ci sarà fatta qualcosa. Qui c'è la zona, diciamo, del porto. Un po' degradata. Però tutto sommato ci va bene, ecco. Qui costruiamo le barche. Sì, è la zona un po' del porto. Questa è normale che non sia così... così bella, dai. Anche se poi arrivi qui, come ti avvicini alla città, guarda che bellezza. Qui c'hanno qualche casetta, il mega palazzo. Qui dietro poi ci devo fare assolutamente qualcosa. E il pollo piccante subito. Pasta. Topa. Bene. Qui c'è la topa. Il circo. Guarda che bellezza, guarda. Laggiù addirittura c'è il ministero. Qui produciamo elettricità. Guarda che bel posticino sta diventando, eh. Edifici amministrativi, questa è una città, il centro, diciamo. Qui c'è un po' le favelas. Le prigioni, gli edifici commerciali, la chiesa. Non male, guarda, sono veramente soddisfatto. Qui ci sono tutti i ranch. Qui si produce. Guarda che bellezza, guarda. Nel lettamaio si va proprio, vedi? Dove vuoi di meglio? E qui via, che è un piacere. Qui c'è un altro porticciolo di pescatori con la tavernetta. Navi che vanno e che vengono in continuazione. Bene. Qui sussistono ancora queste segherie. Che sinceramente... vivaio. Riduce il tempo in sopra e cresce un prato degli alberi. Lo faccio a tutti. Ehi, prendere e dare. Vivaio. Ok. Seghe elettriche non lo posso ancora fare perché non ho tecnologia. E poi qui c'è la zona industriale, che anche questa si espansa un pochino. Qui si fatica. Ecco, una cosa che... mi dà fastidio. A me dispiace, ma qui va bene che è produttiva, però io devo spostarla. Devo spostarla in un posto più opportuno. Qui ci deve venire la zona industriale. E la posso spostare. Cocchi, capito? Qui può continuare la zona. Non è che c'è tanti posti dietro, più sinceramente, eh? Quello è l'unico posto, o se no qui anche. Forse l'ideale è qui. Sì. Io lo piazzerei qui, sperando che non vada a rompere le valle. Cazzo qui. Alle coltivazioni, che ora sono al 73 e 67. Tutti gli edifici aumentano, vi ricordo. Quindi qui deve aumentare di 7 l'efficienza, oltre alla massima. Ce lo lascio il tabacco, perché sai che sono una risorsa che va bene. Chiaramente
c'era il simbolo della stellina, sperava che... tanto di sprecare i soldi, no? Non si vede niente. Va bene qui? 105%. Vediamo quando... Calma. Abbiamo nemici a destra, ribelli a sinistra, demoni sotto e pterodattili sopra. Chissà cosa si sta muovendo. Caserma dei pompieri. Quale dimensione è pronta ad attaccarci? Perché fomentare la lotta? Assumi un ministro della difesa. Per i lavoratori. Costruisci il ministero già fatto. Tuoi compagni. Il sudore collettivo delle loro sopracciglia è in nome di... Mi serve un ministro per la difesa. Ministro della difesa militarista. Difesa. Apri il menu del ministero. Il militarista, le stazioni di polizia forniscono squadre. Invece questo meno 10% di manutenzione di edifici militari. Una cazzata accettare. Presidente, c'è un difetto nella nostra macchina militare. Non abbiamo tutto. Vabbè, ciao Dio. Non siamo messi malissimo i soldi. Anche perché una volta che abbiamo mantenuto questa promessa, poi ricaliamo, eh. Quindi buon ministro della difesa militarista, beccatelo, rimpiazza ministro, vai. Presidente, grazie dell'aiuto, ora potremo raddoppiare le forze armate, quadruplicare i nostri... supporto militaristi, e ora sarebbe da ricambiarlo. Ci costa 2000, perché io se... non è sparito però, interessante, è ottimo. Ottiene 75, candidato broker. $75 svizzeri al mese. Ah, cambiano proprio, bello, bello. Non c'è, non sono soltanto le fazioni, diciamo. Ministro degli esteri, $100 al mese, 5% di edifici di raid. Lo sta così, però. C'è anche il broker, come... Va bene, qui siamo a posto. E si va avanti, signori. Vediamo se qui sta ridotta l'efficienza. 72, 88. No, va bene. 105. Va bene così. Qui rimane la zona degli alberi, diciamo. Tra l'altro loro hanno preso anche un bonus per scegliere la crescita degli alberi, che schifo non ci fa. I tronchi, ahimè. Sì, tronchi vengono messi qui e li faccio stoccare. Però permettiamo la lavorazione, perché vengono trasformati in assi e le assi vengono usate per produrre navi. Perché barche zero se le assi ci sono? Perché le stiamo giustamente esportando, vabbè. Giusto? Sbagliato. Ma mi devi dire perché c'ho zero barche, vabbè. Ah, perché giusto. Le stiamo stoccando da qualche parte, credo. E invece no. E invece no. Dove sono le mie barche? State qui a oziare, della verità. Ah, eccole, sì, ecco. Il donut slot è qui davanti. Perché no? Ok, e ci siamo. Ricordi la storia del... Oddio santo, supporto per la chiesa. Va bene, accetto. Ora però con calma, quando è la scadenza? Mai. Con calma di accontento, ora è presto per un'altra chiesa, l'ho fatto già qui. E poi c'è vari cappellini in giro. Ho paura di non farcela qui. Quindi ora guarda, tutti questi li alzo al massimo. Quindi andremo ora un po' sotto di soldi, eh. Control più sinistro. Anche questi, control più sinistro, tutti al massimo. Ce la devo fare in questi giorni qui. Se no non rispettiamo la promessa che abbiamo fatto. E mi incazzo. E di brutto anche. Dai. Non ce la facciamo, non ce la facciamo per poco, eh.
Ti prego, ti prego. Manca un punto. Manca un punto. Alla grande. Ok, ok. E ci siamo. Quindi, pausa. Finanziato in maniera normale. Tutto finanziato in maniera normale. Che vi deve bastare, che cazzo. È anche già buono. Niente. Elettrificazione qui. Quindi control più questo per applicarla a tutti. Control più questo. Control più questo. E siamo a cavallo. Vabbè, qui la villa addirittura ci sta uno, sicché. Ho anche elettricità. La metà a due. Dov'è l'altra villa? Erano un paio di ville, ora mi sto perdendo una villa, eccola qua, due, ancora non ci sta nessuno, però elettrico lo stesso. Ce la fa la centrale? Vediamo, più 16 megawatt, sì, ce la fa. Tranquillamente, tra l'altro. Qui alberiamo, stoccaggio interno vuoto, vai allora, manca nickel. Il nickel dove lo producevamo? Ferro? Nickel. Allora, vado qui alla mappa. Risorse. Nickel. Qui. Nichiara di nickel la mette al massimo, quindi dovrebbe 132%. Efficienza 132%. Perché? Cazzo, che problemi avete? Un sacco di spazio, non sembra. Non può rimanere senza nickel. Questa produttività così alta. Cazzo. E dai. Almo finanziati, via, basta, tanto. Pochi meno, va bene, qui tutti avevano le mette, però. Tanto tre dovrebbero riuscire a fornire. Guarda che poi le stiamo stoccando addirittura. Costo mensile 310, Però ci danno diversi bonus, alla fine mi sto ci danno diversi bonus, cioè da deal. Questo sembra non costare niente. Mensilmente. Hai visto i prezzi delle azioni, presidente? Aumenta il livello di livello l'editto tassa per la chiesa. Ricerca tassa per la chiesa. Che disastro. Ok, lo facciamo la prossima volta. Di bilancio non siamo messi male, voglio aspettare un pochino di tempo per vedere, per essere sicuro che siamo in crescita. Un'altra volta dai, no, in realtà non siamo in crescita. Vediamo se prima di un prossimo step, se arriva a 24 ci possiamo. Stoccaggio interno aggiuntivo 35, sì, col commercio si va poi a pareggio, si va anche in vantaggio. Il tuo genio è aumenta le super elettricità a 25. Ascoltare un'idea. Accetta 25% di super elettricità, quindi io faccio un finanziamento poi alto. Il fedele penultimo è senza. Fatto. Abbastanza anche questo. Ok, ci siamo. Parcheggio multipiano. Rimessa degli autobus. Gli autobus potrebbero migliorare di molto la faccenda.
di produrre anche lavoro. Io non ci stiamo attenti, ma no, disoccupati pochi. Va bene in realtà. Salvo esco, basta, sono il 67, siamo ancora al periodo di... delle guerre, ma arrivederci.